Sindaco, che importanza ha questo progetto che oggi viene presentato? Credo che abbia un'importanza vitale per il completamento di una ciclovia pedonale che oggi assume un ruolo sostenibile. Infatti due territori, Roseto e Pineto, ma io direi che tutta la costa teramana e tutta la costa abruzzese oggi ha una continuità che aspettava da anni, un lavoro appunto iniziato dai nostri predecessori sia a livello regionale, provinciale e comunale, quindi noi oggi raccogliamo i frutti e vogliamo condividerlo con tutti coloro che ci hanno lavorato. Ci sono dei prossimi traguardi che da sindaco di Roseto magari si aspetta anche dalla provincia? Ma io certamente con la provincia con la quale abbiamo un rapporto stretto, il consigliere Ennio Pavone che è parte della mia maggioranza e consigliere provinciale, stiamo lavorando su tanti aspetti, l'aspetto dell'edilizia scolastica per il nuovo polo, il liceo Saffo sul quale si sta lavorando, si lavora per quanto riguarda il completamento del porto, del braccio al mare del porto turistico, questa diciamo ciclovia importante, dei progetti presentati sulle aste del fiume Vomano e del fiume Tordino, anche lì una mobilità sostenibile che possa collegare aree interne con aree costiere. C'è una lunga storia dietro, se pensiamo ai primi anni del 2000, ma ancora agli ultimi del 90-97 se non ricordo male, si iniziò a parlare nella nostra provincia del corridoio verde adriatico. Già in quegli anni si era capito che non solo si poteva valorizzare dal punto di vista ambientale tutta la nostra costa, ma anche dal punto di vista delle infrastrutture, diciamo, per la mobilità ciclistica. E pian piano nel corso degli anni numerosi sono stati gli interventi portati avanti in tutti i comuni, penso noi Pineto abbiamo cercato ogni anno di aggiungere un tassello e poi sono arrivate le azioni regionali, nazionali, interministeriale, ricordo CIPE e Trasporti diedero vita al comitato che studiò un progetto di fattibilità per tutta la costa adriatica, quindi siamo arrivati al bike to cost. Ecco, oggi arriviamo a questa infrastruttura che ha una particolare importanza. In primis per la sicurezza, perché parliamo di un tratto di statale particolarmente pericoloso, dove tra l'altro purtroppo ha perso una vita anche una giovane non molti mesi fa. Parliamo di una infrastruttura che sarà importante dal punto di vista sociale, mi piace ricordarlo perché quando si collegano due territori c'è un risvolto sociale importante, ci sarà un risvolto dal punto di vista turistico e economico, e tanti turisti attendono, oramai sono 3 o 4 anni che i turisti chiedono quando sarà pronto il ponte è pronto, il ringraziamento va ai tanti protagonisti che hanno lavorato negli anni, seppur con qualche criticità e ritardo, ma è un'opera non di facile realizzazione, è stata ai tanti protagonisti in questi anni hanno lavorato alla sua realizzazione. Un particolare ringraziamento voglio farlo anche a coloro che negli anni hanno un po' pungolato la politica. Penso alle tante edizioni della bicicletta adriatica, ad esempio, portata avanti da FIAB e da tantissime associazioni. Anche questa è stata una manifestazione che ha stimolato, ecco, le istituzioni a cercare di realizzare tutte quelle opere per garantire appunto al ciclista un percorso alternativo ad una strada che è sempre il luogo meno adatto per andare in bici.